Si aspetta ancora, logorante attesa per capire se finirà bene la trattativa tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. Il Milan ha offerto il suo massimo, la sua massima somma, oltre non va, è Ibra che deve decidere. Non c'è né ottimismo, né fiducia, né pessimismo, si aspetta solamente la decisione di Zlatan Ibrahimovic. Può anche slittare dopo lunedì, non c'è un deadline la domenica, però indubbiamente la situazione non... qualcuno spargeva ottimismo qualche giorno fa, invece c'è realismo, bisogna capire cosa c'è nella testa di Ibra. Magari Ibra, quando vede la squadra che comincia gli allenamenti lunedì, martedì, lunedì ci sono solo i tamponi, martedì, mercoledì, giovedì, può darsi che gli scatti qualcosa, però il Milan il suo massimo l'ha fatto, oltre la proprietà non vuole andare, c'è questo milione ormai che balla tra i 6 e i 7 che vuole, tra i 6 della proprietà, anzi 7 di Ibra e i 6 della proprietà, per questo milione il Milan rischia di inficiare tutta una preparazione, una stagione costruita su Ibrahimovic, non dobbiamo dimenticarlo, costruita su Ibrahimovic, con Ibrahimovic sale il livello dei giocatori, con Ibrahimovic sale la fiducia, la confiance, come dicono in francese, di tutti i giocatori. In questo momento per ora non c'è un grandissimo fiducia, un grandissimo ottimismo, c'è l'attesa per capire le scelte dalla Svezia di Zlatan Ibrahimovic, se arriverà la mattina di lunedì o meno, ma certamente la proprietà oltre non va. L'ho già detto, lo ribadisco. È mezza giornata di questo sabato 22 agosto, ma io devo dire quello che in questo momento c'è. È una proprietà che ha fatto il massimo, ora spetta solamente a Ibrahimovic decidere. Cosa vorrebbe dire avere Ibrahimovic? Vorrebbe dire far salire il livello della squadra, far salire il livello dei singoli, far salire il livello di tutto l'ambiente, possiamo dire. Un Milan che qualcuno dice, ma il Milan ha approfittato di una situazione particolare, quella degli stadi chiusi. Sì, ma quando si ripartirà a settembre, la situazione probabilmente non sarà molto diversa da quella del mese di giugno e luglio scorsi, perché non crediamo che improvvisamente gli stadi si riempiano, visto come sono, vista l'attenzione che i responsabili mettono in ogni fase successiva di un eventuale allargamento, di un'eventuale apertura. Quindi è facile che il Milan e le altre squadre si ritrovino in questa situazione dove il Milan si è subito adattato e ha giocato delle belle partite, spettacolari, divertenti. Quindi sarebbe importante avere solo per un milione, perché quel milione investito in più, qualcuno potrebbe dire, la situazione è questa, uno potrebbe dire ma proprietà, metti un milione in più, rischi di portarne a casa di più per la Champions League, ma però la proprietà potrebbe dire, Ibra, togliti un milione, siamo già arrivati a 6, che solo qualche settimana fa era impensabile che la proprietà potesse toccare come cifra, era impensabile. La proprietà è arrivata lì e ora vediamo che cosa succederà. Ripeto, non drammatizziamo se per caso lunedì Ibra non fosse a Milanello. C'è martedì, c'è mercoledì, c'è giovedì, non sono i 2-3 giorni che cambiano. Si lavora, si parla con Raiola, si parla con Ibra, si cerca di convincerli. La proprietà a livello economico ha fatto tutto. Vi tengo al corrente momento per momento, ora per ora, però per adesso la situazione è ancora purtroppo di totale stallo a metà di questo sabato 22 agosto. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrande.